Ciao, in Gravity Sketch abbiamo a disposizione un ambiente virtuale in cui disegnare e abbiamo vari strumenti per disegnare e vari materiali. Se vado a creare una sfera, vedete, questo è un materiale di default. Posso anche usare altri materiali che sono questi qua sopra. Materiale opaco. Materiale riflettente metallico, adesso qui non si nota un granché, cambiandogli magari colore si può notare un po' di più, vedete con un colore scuro si notano di più i riflessi ambientali e anzi guardate possiamo andare a cambiare l'ambiente, andiamo un attimo a cambiare l'ambiente, magari ecco con questa atmosfera qui è più facile vedere le differenze tra i materiali. Un altro materiale che abbiamo a disposizione è il terzo, che è quello cartoon, quindi questo materiale qui che ha un bordo nero. L'ultimo materiale a disposizione è un materiale piatto. Eccoli qui. Questi quattro materiali li ho a disposizione all'interno dell'interfaccia. Reagiscono ovviamente alla luce in maniera diversa. Un attimo che provo, ecco, cambiare ancora ambientazione e abbiamo a disposizione anche la possibilità di cambiare la luce. Quelli più adatti a un disegno tipo fatto a mano, quindi non 3D, diciamo, ma più tradizionale, sono questi ultimi due, quello cartoon e quello piatto. E in particolare è possibile, per esempio, dargli un colore completamente bianco a questo qui cartoon e anche a questo dargli un colore, per esempio, completamente nero. Quindi se prendo in mano lo strumento ink con un materiale completamente nero piatto, l'effetto è, anche se tridimensionale, di non essere un tubo, ma di essere un vero e proprio elemento di disegno col quale quindi posso creare degli effetti che danno l'idea di un disegno manuale, insomma. Quindi questo è sempre materiale flat, diciamo. Questo materiale cartoon è comunque utile per qualcosa di disegnato in stile schizzato. Per esempio, un elemento di questo tipo, vedete, l'effetto è qualcosa di disegnato a mano per creare delle strutture che diano comunque l'idea di essere disegnate a mano, soprattutto se io vado a disegnare delle altre cose con lo strumento ink, l'effetto è abbastanza disegnato a mano. Quindi questi qua sono materiali più propriamente 3D, diciamo, questi sono dei materiali adatti ad un disegno schizzato o comunque con un aspetto disegnato. E in particolare se nell'ambientazione io vado a scegliere un'ambientazione completamente bianca, come questa, nella quale anche scelgo di riflettere questo bianco sulle luci, vedete, qui perdo tutte le ombre, però mantengo comunque i bordi colorati, disegno qualcosa in questo modo, vedete, ha un aspetto molto disegnato e quindi con un aspetto cartoon che può essere piacevole e può essere quello che cerco. Allo stesso modo posso scegliere un'ambientazione a metà strada, un'ambientazione per esempio grigia, le ombre riappaiono, anche se appunto seleziono di riflettere l'ambiente, però comunque vedete l'aspetto è carino, tipo disegnato a mano e altrimenti addirittura anche sul nero completo può essere comunque un effetto interessante e in questo caso potrebbe aver senso anche un disegno fatto con un materiale flat completamente bianco. Introduco anche un altro paio di elementi. Potrei, per esempio, utilizzare anche delle texture e quindi vale la pena vedere anche come fare quei materiali lì. Questo è un set che mi sono preparato da me e come vedete qui ho usato delle texture per ottenere dei diversi effetti. E per esempio, potremmo prendere questa texture qua con le righe. Se la prendo bianca,
Adesso ho in mano questo strumento, però posso scegliere questo materiale e vedete l'effetto che fa? L'effetto che fa è su una linea di renderla in questo modo e allo stesso modo potrei anche utilizzare l'effetto cartoon insieme e ottenere le due cose. Oppure anche, perché no, su un piano. Ed ecco quindi, questo di nuovo non è un materiale cartoon, è un materiale flat, magari lo forzo a un materiale flat, ecco, scegliendolo qua. Allo stesso modo potrei utilizzare una texture trasparente, quindi prendendone un'altra, per esempio questa qui che ho segnato in rosso, se la texture è trasparente, quando disegno, se prendo questo materiale, adesso lo rimetto di nuovo bianco sempre per pulizia, ecco qui, con una texture trasparente, quello che ottengo è una trasparenza anche dell'intero piano. E quindi se di nuovo la applico a un tool per disegnare, come questo, poggio lì un attimo, vedete, quello che ottengo è una linea tratteggiata, questo vedete è trasparente ed è in sovrapposizione. Quindi ora abbiamo a disposizione tutti questi materiali, sono degli esempi, però nel momento in cui esportiamo vedrete che non sono la stessa cosa. Quindi vado nel menu di esportazione, quindi faccio salva, scelgo esporta. Vi consiglio di scegliere metri se andate verso Blender, visto che il default per Blender sono i metri. Faccio ok e gli do un nome materiali, che poi sarà il file che importerò in Blender. Gli do l'ok, aspetto l'esportazione e anzi, già che ci siamo, facciamo anche uno screenshot di quello che vediamo per avere un'idea di quello che vorremmo vedere. Siamo interessati soprattutto a questi materiali qui. Ecco, adesso esco da Gravity Sketch e vado in Blender a importare il file che ho appena Allora, fatto. fatta l'esportazione da Gravity Sketch, e ci sono vari modi per farlo attraverso il loro cloud che si chiama Landing Pad oppure collegando, insomma, a seconda di che setup avete, vi troverete con due file. Un file zip che è l'esportazione in 3D della scena e poi lo screenshot che ho fatto e che possiamo utilizzare per riferimento. Come vedete è storto. Ecco, adesso l'ho raddrizzato. Questo è lo screenshot che abbiamo fatto all'interno. Quello che bisogna fare è decomprimere questa cartella zip. Quindi io adesso estraggo tutto il contenuto in una cartella e questo è il contenuto, il file OBJ e tutte le texture e il file MTL. Assicuratevi che siano disposti in questo modo, tutti nella stessa cartella. In Blender faccio import wave front OBJ e vado a prendere il file in questione, questo qui, OBJ. Quando faccio import OBJ, devo aspettare un attimo a seconda della complessità della scena, ma ecco che è arrivata la scena. Se avete scelto metri, probabilmente riuscite a vederla come nel mio caso qui al centro della scena. Se per sbaglio avete lasciato il default in millimetri, è probabile che sia enorme. In tal caso vi accorgete che l'importazione è finita perché vedete la voce del vostro file qui, però potreste non vedere niente in scena. Il modo più semplice è selezionarlo qui e premere il tasto punto sul tastierino numerico per zoomare addosso all'elemento in questione. Se fosse troppo grande, dovete semplicemente premere S sulla tastiera e scrivere .01, per esempio, per ridurla di un centesimo. Comunque, adesso ovviamente il cubo base di Blender non mi serve, quindi lo seleziono e lo cancello. Questa è la mia scena come l'ho lasciata all'interno di Gravity Sketch. Come vedete, tutti gli elementi 3D ci sono e alcuni materiali sono anche funzionanti. In particolare, vedo fin da subito la differenza tra questo materiale riflettente e questo materiale opaco e anche alcuni colori, come vedete, ci sono. Devo andare in questa visualizzazione per poter effettivamente vedere anche le texture. Come vedete, le texture ci sono. I materiali ci sono e però il materiale cartoon non ce l'abbiamo e il materiale piatto non lo è e quindi queste sono correzioni da fare. Per di più, le texture trasparenti non lo sono. Vedete, avevamo messo
questo trasparente e non lo è. Vado nella visualizzazione ultima, quella renderizzata. In questa visualizzazione renderizzata vedo esattamente la scena come viene una volta premuto il tasto render. E in tal caso, per esempio, mi accorgo che c'è una luce in scena, questa, quella di default di Blender, che non mi serve, per cui la seleziono, premo la X e la cancello e ho di nuovo la mia scena non illuminata. Se voglio mettere una situazione di colorazione piatta dello sfondo, come avevo all'interno di Gravity Sketch, devo agire qui, all'interno del World. Quindi clicco su quest'iconcina, questo è il colore di sfondo, quindi per esempio posso voler mettere un grigio molto più chiaro o addirittura un bianco del tutto. Adesso metto un grigio molto chiaro. Questi materiali non si comportano come di là. Dopo aver selezionato l'oggetto nella palette dei materiali e scoprirò che tutti i materiali hanno ricevuto un nome che mi può aiutare, perché c'è flat per quelli piatti, standard per quelli opachi, reflective per quelli invece lucidi e cartoon per quelli toon. Quindi vedete, i quattro materiali sono riepilogati in questo modo e hanno anche vicino il valore in RGB del loro colore. Quindi vedete, cartoon FFFF è un cartoon bianco, mentre invece flat 5E5E5E è un grigio. E probabilmente, eccolo qua, c'è anche flat 53 FF59, che è questo verde qua giù. Quindi già il nome mi dice qualcosa. Quelli con le texture hanno in più anche il nome della texture, vedete vicino, questi P4, P16, P sono i nomi delle texture che ho utilizzato e che infatti sono qui. Dobbiamo ricreare la situazione di materiali che avevamo all'interno di Gravity Sketch. Allora, andando nella tab dello shading e anche qua scegliendo la modalità renderizzata, selezionando l'oggetto e spostandomi nella palette dei materiali, devo sistemare tutti quanti gli oggetti. Allora, in particolare, gli oggetti di tipo flat in Blender non devono avere principled, ma devono avere emissive. Se voi avete installato Node Wrangler, vi basterà premere maiuscolo S, lo vado ad attivare, quindi nel menu Edit, Preferences, di default non è attivato tra gli add-on, quindi se voi venite qua negli add-on, scegliete Node, vedete c'è Node Wrangler, attivatelo, vi consiglio di tenerlo sempre attivato perché è utilissimo all'interno di Blender, quindi lo selezionate, lo attivate, chiudete la finestra e da adesso in poi è disponibile. Quindi se io premo qui, scelgo il primo materiale flat, su Principled BSDF lo seleziono, diventa bianco, e premo maiuscolo S per sostituirlo e nello shader scelgo Emission. Scegliendo Emission, questo è in pratica un comportamento di colore piatto e questo quindi lo posso fare per tutti gli elementi piatti. Quindi anche qua maiuscolo S, shader, Emission. Vado a cercare gli altri piatti. Se lo sostituite, cliccate, selezionate e sostituite, si ricorda anche il colore, diventa molto più semplice. Adesso abbiamo un altro flat qua giù e guardate, adesso se io questo lo cambio, ha anche la sua texture attaccata. Avendo scelto flat, quello che succede è che anche se io torno nel World e cambio il colore del World, vedete tutti i materiali rimangono uguali indipendentemente dal colore che scelgo per il World. È esattamente il comportamento che desidero con un materiale di tipo flat. Quindi il materiale flat lo sostituite con un emissive. Il materiale standard potete lasciarlo come sta e anche il materiale reflective, che non sono nient'altro entrambi che un principled BSDF, ma il materiale standard ha la ruvidità a 1 e il materiale riflettente ha la ruvidità a 0 e quindi hanno appunto questi due comportamenti, ma io volevo concentrarmi su quelli con effetto cartoon. Allora, quelli con effetto cartoon anch'essi possono essere, quindi adesso prendo questo cartoon, possono essere sostituiti da un emission. Ci stiamo concentrando su questo qui. Qual è il problema? Che emission si occupa solo del colore, ma non ci fa quel bordino nero che volevamo. Il bordino in pratica non c'è modo di inserirlo in Blender se non con un piccolo trucchetto. È un trucchetto che richiede l'uso di un modifier.
Di conseguenza devo applicare un modifier, ma se lo faccio su questo oggetto unico che contiene tutta la scena, lo farebbe a tutti i miei oggetti. Io invece voglio che venga fatto solo sui materiali di tipo cartoon. Quindi in qualche modo devo prima separare tutti gli oggetti e andare a tirar fuori solo quelli ai quali mi interessa applicare l'effetto cartoon. Torno un attimo nella modalità layout, lo seleziono, premo Tab per andare in Edit Mode e adesso questo mi permette di modificare l'oggetto 3D completamente. Siccome è tutto selezionato, io deseleziono tutto quanto con Alt A e ora con maiuscolo Z. Oppure cliccando su questo tasto, vedete con maiuscolo Z torno qui, maiuscolo Z torno su questa visualizzazione, posso vedere in trasparenza tutti gli oggetti. Vederli in trasparenza mi permette di selezionarli in un colpo solo. Quindi tenendo premuto Ctrl con il tasto destro cerchio tutti questi oggetti che non mi interessano per selezionarli. Siccome sono appunto in modalità di trasparenza, sono riuscito a selezionare sia il davanti che il dietro. E ora posso premere X sulla tastiera e Vertices ed ecco qui che ho eliminato tutti questi oggetti che non mi interessavano. Posso ripremere maiuscolo Z e torno, e anche magari Tab e torno in Object Mode e vediamo che sono spariti tutti gli oggetti che non mi servono. Però i materiali in questione sono rimasti nella lista. Come faccio a rimuovere da questa lista i materiali non utilizzati? C'è un add-on anche per quello. Nelle preferenze andate a cercare la parola Material tra gli add-on e troverete queste Material Utilities. Di default è disattivato, attivatelo e chiudete le preferenze. Adesso con l'oggetto selezionato, se noi premiamo maiuscolo Q, avete a disposizione questo Clean Slots, Clean Material Slots. E adesso sono stati eliminati tutti i materiali non utilizzati. Sarebbe stato tutto più facile se io mi fossi ricordato di eliminare quegli oggetti all'interno di Gravity Sketch. Dicevamo che devo riuscire ad estrarre tutti i materiali di tipo cartoon. Quindi vado in Edit Mode, deseleziono tutto per sicurezza, sempre con Alt A, e per ogni materiale cartoon che trovo qua, premo, lo seleziono e premo Select. Cosa fa Blender? Mi seleziona tutti gli oggetti che hanno quel materiale. Faccio Select di nuovo e vedete viene aggiunto. Select e viene aggiunto. Quindi adesso ho selezionato tutti i materiali che avevano questa caratteristica cartoon e li ho tutti quanti qua. Quindi ora col mouse qui posso premere P di Part, di Separa e faccio Separa Selezione. Ecco, Blender ha separato gli oggetti che avevo selezionato in un altro oggetto e quindi se premo Tab e torno in Object Mode posso adesso avere a disposizione i due oggetti. Questi sarebbero quelli cartoon, posso scriverlo anche, cartoon. Poi in realtà di default, come vedete, hanno mantenuto anche tutti gli altri materiali. Può tornarmi utile di nuovo selezionare l'oggetto, maiuscolo Q, Clean Slots, Clean Material Slots sul primo oggetto, maiuscolo Q, Clean Material Slots sul secondo e vedete, adesso mi ha ripulito la lista e sul primo e sul secondo ho solo i materiali che hanno senso per quell'oggetto. Questo qui è quello nel quale mi interessa mettere l'effetto cartoon. Devo utilizzare una tecnica con un modifier. Il trucco è quello di inserire un secondo oggetto esterno al primo, un po' più largo, che sia nero o del colore del quale ci interessa avere il bordo. E che però abbia le normali invertite. Purtroppo non posso fare una lunga spiegazione su cosa sono le normali, ma in pratica l'effetto è che l'oggetto esterno, pur essendo più grande, non copre l'oggetto interno, ma lo si vede solo quando sta dietro all'oggetto. In Add Modifiers andiamo a scegliere Solidify. Il modifier Solidify non fa altro che aggiungere un altro oggetto un po' più in fuori e guardate, se io aumento questo valore, vedete che piano piano il mio oggetto si gonfia? Guardate questi. Quindi lasciamo il valore intanto di default di 001. Bisogna andare qui sotto Normals e scegliere Flip e vi consiglio anche di premere High Quality. E l'altro trucco è andare sui materiali, qui Materials, e scegliere un offset di 1.
Cosa succede con offset di 1? Significa che quell'oggetto che sta più fuori prenderà il prossimo materiale dalla lista. Quindi nella mia lista materiali, questo cartoon finisce per avere il materiale dopo, questo è il materiale dopo e questo che è l'ultimo, quello dopo che non c'è. Quindi se io adesso creo un nuovo slot qua in fondo e creo un nuovo materiale e lo chiamo linee nere e scelgo un materiale di tipo emission, completamente nero, ma mi assicuro di cliccare questo backface curling, che significa nascondi le facce che non sono girate verso di me. Ecco che l'effetto è quello di avere un bordino nero e lo vediamo chiaramente qua giù perché è con questo materiale cartoon, eccetera. Io lo devo mettere dopo ciascuno dei materiali. Quindi devo creare un nuovo slot, scegliere di nuovo il mio materiale linee nere e portarlo su fino a metterlo dopo il primo. Un altro slot, di nuovo linee nere, portarlo su e metterlo dopo il secondo. Quindi in pratica adesso ogni materiale è seguito dal materiale che costituisce le sue linee. E quindi ho in questo modo aggiunto questo bordo nero a tutto quanto. Vedete che è apparso anche per le sfere. Lo spessore del bordo è determinato da questo modifier Solidify. Quindi se 001 è troppo, 0,005. Ed eccolo qui, di dimensioni probabilmente più accettabili. E con questo offset posso decidere di spostarlo un po' rispetto all'oggetto originale, verso l'esterno o verso l'interno. Comunque io di solito lo lascio lì a meno 1. Ed ecco quindi come sono riuscito a ottenere il bordino attorno agli oggetti. Quindi non mi resta altro adesso che per questo materiale cartoon andare in ognuno di questi oggetti e di questi materiali e fare quello che ho fatto prima, sostituire il principled con un emission, maiuscolo S, shader, emission, e anche per quest'altro, maiuscolo S, shader, emission. Ed ecco qui quindi che ho ottenuto l'effetto di colore bianco. Adesso non vi sembra completamente bianco perché dovete andare nelle opzioni di rendering sotto Color Management e invece di Filmic scegliete Standard ed ecco che l'aspetto è esattamente quello che avevamo all'interno di Gravity Sketch. Possiamo vedere quindi che abbiamo ottenuto un effetto piatto. Non abbiamo ottenuto questo effetto con l'ombra. Per averlo bisogna utilizzare invece di emission un oggetto toon. Preoccupiamoci un attimo di queste texture che non sono trasparenti. Quelli che avrebbero bisogno di trasparenza non si stanno comportando nel modo giusto. Per cui selezioniamo l'oggetto dove dobbiamo andare a fare la modifica. Andiamo a cercare il materiale che ha bisogno della trasparenza. E questo è uno di quelli. E quello che dobbiamo fare è semplicemente collegare anche l'alfa all'alfa del materiale. Fatto questo, dobbiamo scendere nelle proprietà del materiale e andare a specificare che questo materiale deve essere alfa blend, cioè deve avere la trasparenza. Ed ecco qui che la trasparenza appare. Non è ancora perfetto perché, come vedete, questo è principled BSDF. Io invece vi ho detto di andare a scegliere emission, però guardate, se scelgo shader emission, che succede? Che lo shader emission non ha un campo di tipo alfa e quindi sembra, cioè non posso assegnargli l'alfa. Bisogna passare attraverso il mix di due materiali, l'emission che ci serve e un materiale trasparente. Un materiale trasparente che aggiungo selezionando qui nel vuoto con maiuscolo A, vado ad aggiungere un nodo, uno shader di tipo transparent. E questo è un materiale del tutto trasparente. Guardate, se lo collego ottengo una trasparenza completa. A me però non interessa una trasparenza completa, mi interessa una trasparenza solo in corrispondenza dell'alfa di questa immagine. Quindi aggiungo di nuovo con maiuscolo A un mix shader. E vado a posizionarlo qui esattamente a mixare questi due. Quindi collego i due shader attraverso questo mix shader e collego quest'altro all'uscita. Il fattore, come vedete, se va a 0, comanda il primo materiale. Dovrei disporli così. Ecco, vedete il primo. Se va a 1 è del tutto uguale al secondo. Quindi se io nel fattore uso l'alfa dell'immagine, ecco che ottengo esattamente
quello che voglio, cioè mischio la trasparenza con l'emission e quindi ho a disposizione esattamente quel materiale che avevamo all'interno di Gravity Sketch. Se per sbaglio aveste fatto l'incontrario, è sufficiente incrociare i due slot e come vedete la trasparenza cambia. Comunque io in questo caso l'avevo imbroccato al primo colpo, a volte ci si confonde. Quindi vedete, siamo riusciti ad avere questa situazione. Quindi questo setup così lo dovete utilizzare ogni volta che volete un materiale piatto ma con una trasparenza. È trasparente anche in questo tubo. La differenza rispetto a Gravity Sketch è che in Gravity Sketch non vedevo l'altro lato, mentre qua lo vedo. Volendo posso ottenere lo stesso effetto anche qui, selezionando per il materiale Backface Curling. Ed ecco che scegliendo Backface Curling mi viene nascosto il lato opposto. Curiosamente il lato opposto di questo è quello che non mi guarda. Quindi in questo caso lo vedrei solo da sotto. Ecco, vedete, se vado di sotto lo vedo. Allora io adesso disabilito questo. Sappiate comunque che potete in ogni momento in Blender visualizzare i lati andando qui tra le opzioni di visualizzazione. Voi potete premere Face Orientation. Se lo premete, quando vedete un colore blu, quella faccia vi sta guardando. Quando vedete colore rosso, quella faccia in realtà è girata dal lato opposto. Dovete spostarvi magari in questa modalità e adesso lo capite bene. Perché continuo a vedere questi errori? Continuo a vedere questi errori per via del fatto che ho il modifier assegnato con le normali girate. Disabilito momentaneamente il modifier ed ecco che questo è l'oggetto, non quello esterno ma quello effettivo. Quindi il problema ce l'ho in quest'altro oggetto. Vado in Edit Mode, deseleziono tutto, questa faccia la voglio girare, quindi col mouse qui sopra premo L e selezionerò tutte le facce collegate, lo faccio anche per questo, L, e premo Alt N, Flip, ed ecco che ho girato le normali di questo oggetto. E adesso sono tutte giuste, posso uscire dall'edit mode e posso disabilitare face orientation. Adesso so che sono orientate tutte dalla parte giusta e si comporteranno nel modo corretto. Posso riabilitare il modifier solidify qui e posso anche, come dicevamo, nel materiale in quello trasparente posso attivare backface curling, eccolo qua in questo trasparente, in maniera che non si veda il lato opposto. E allora ho esattamente la stessa sensazione che avevo all'interno di Gravity Sketch. C'è un'altra piccola cosa da aggiustare. Vedete queste strisce come sono molto più nette e invece qui ho della trasparenza? Questo perché abbiamo scelto come modalità Alpha Blend per la trasparenza, che è una trasparenza piuttosto morbida. Se io voglio una trasparenza del tipo on off, quindi trasparente oppure no, è meglio scegliere Alpha Clip. E in tal caso, come vedete, la trasparenza diventa molto netta. Potete anche provare questa via di mezzo Alpha Hash per vedere come si comporta nel vostro caso. In realtà fa tipo un alpha blend ma puntinato, qua non fa un bel effetto, alpha clip è quello più corretto. Adesso se vado nel mondo world e abbasso il grigio e lo porto a un livello simile a quello che avevo all'interno di Gravity Sketch, ecco qui che la situazione è più simile. Siccome ho scelto emission per tutti i miei oggetti cartoon, sono completamente piatti, potrebbe essere quello che volevo, però potrebbe anche essere che invece io voglia queste ombre come le vedo qui. In tal caso il materiale più simile è il materiale Toon. Per cui, per esempio, andiamo a prendere il grigio qua della sfera qui sopra. Se invece di un emission, maiuscolo S di nuovo, scelgo shader Toon, questo diventa uno shader di tipo Toon. Quindi adesso scelgo lo shader Toon per entrambi, anche per quello bianco, maiuscolo S, shader Toon. Adesso è diventato grigio perché? Perché siccome Toon interagisce con le luci, nel momento in cui non ho nessuna luce in scena e il mio world è di colore grigio scuro, il mio world è l'unica luce che c'è e quindi va a cambiare questo colore. Se voglio quell'effetto devo aggiungere una luce. Quindi nella mia scena con maiuscolo A
Posso andare a scegliere Light e sceglierò Sun perché è quella più simile a quello che voglio ottenere. Viene aggiunta una luce di tipo Sun al centro della scena. In realtà la luce di tipo Sun può stare ovunque, non è necessario che stia in alto, può stare appunto anche qua al centro della scena. Però per semplicità con la G la sposto su e la metto in un posto un po' più comodo da vedere. E quindi vedete adesso ho questa luce e posso prendendo questo elemento in giallo e ruotandolo posso decidere la direzione della luce e magari andare a ricreare, adesso la metto qui, e andare a ricreare più o meno la stessa situazione che avevo in Gravity Sketch. Come vedete, il materiale di tipo Toon ha un comportamento abbastanza netto. Selezioniamo la luce e andiamo a cambiare la sua forza. Se io cambio la forza della luce, vedete il materiale cartoon comincia a comportarsi in maniera un po' più netta. E come vedete, gli altri materiali di tipo emission non sono affatto influenzati da questa forza. Questo è un buon punto di partenza per avvicinarci a quello che avevamo all'interno di Gravity Sketch. Non è esattamente la stessa cosa, il problema più grosso appunto ce l'ha il materiale cartoon, ma è possibile simularlo in questo modo e appunto ricordatevi che lo spessore del bordo nero è regolabile attraverso questo valore di thickness, vedete? Adesso è diventato molto molto sottile. E ovviamente è uno spessore che dipende dalla distanza alla quale guardo l'oggetto. Volevo appunto mostrarvi il modo col quale io di solito cerco di riprodurre all'interno di Blender la stessa situazione che mi ritrovo dentro a Gravity Sketch. Per i materiali trasparenti, per le texture, io uso spesso materiali piatti e cartoon e quindi in questo modo riesco a ottenere un effetto simile. Ci sono poi dei materiali cartoon che si comportano meglio di così. Non volevo scendere troppo in dettaglio, volevo mostrare prima di tutto il problema del bordo nero, come risolvere le trasparenze e quali sono i metodi che io uso più facilmente. Grazie e al prossimo video.